Sarà capitato anche a te, almeno una volta, di steccare la pallina, quindi di colpirla con il telaio della racchetta, o il telaio superiore oppure la parte inferiore. Di questo aspetto ne ha parlato Nadim di Online Tennis Instruction nell'ultimo video pubblicato nel loro canale YouTube. E la domanda che molti tennisti si pongono è: perché stecco la pallina? Molto spesso stecchiamo la pallina perché non la guardiamo al momento dell'impatto. Significa che quando dobbiamo colpirla, alziamo gli occhi per guardare oltre la rete, guardare dove si sta spostando il nostro avversario e quindi dove dobbiamo tirare la pallina. Alzare lo sguardo fa sì che l'impatto sia impreciso. Se poi ci aggiungiamo un finale del colpo corto, in questa maniera qui, la percentuale di colpire la pallina con il telaio è molto alta. Però c'è un esercizio molto semplice che possiamo fare per ridurre drasticamente il numero di stecche. L'esercizio che possiamo fare è prendere qualche pallina, metterci in posizione, lanciarcela e colpirla tenendo gli occhi fissi sul punto di impatto. Quindi, anche dopo aver colpito la palla, io rimango a guardare il punto di impatto. Ovviamente è una forzatura, però se ci facciamo lanciare la palla da qualche compagno, riusciremo a colpire la pallina guardando la palla, avremo una maggior precisione, ci saranno meno stecche e il colpo sarà molto più efficace. Non dico che bisogna guardare la palla come fa Roger Federer, che è molto difficile, però la prossima volta che vai in campo prova ad osservare un pochettino di più la pallina e ti accorgerai molto probabilmente anche della rotazione della palla che ti sta arrivando e in certi casi riuscirai a vedere anche la scritta nera della marca della pallina. Se riuscirai a fare questo, vedrai che il numero di palline colpite con il telaio ridurrà drasticamente. Il colpo sarà molto più efficace, preciso e sicuro.